Disastro uomini e donne, Mario Cusitore ne combina un'altra delle sue. Questa volta è troppo e Maria non ci sta. Nell'apostrofo universo di uomini e donne, ogni parola, gesto o comportamento può generare discussioni infuocate. Tuttavia, quello che è accaduto di recente ha scatenato una reazione che va ben oltre il semplice dibattito. Mario Cusitore, uno dei protagonisti più discussi dello show, sembra aver toccato il punto di non ritorno. Un'azione grave, un commento fuori luogo e la furia del pubblico pronta a travolgerlo. E se fino a poco tempo fa Maria De Filippi riusciva a mantenere un equilibrio tra i vari protagonisti dello show, adesso persino lei sembra avere le mani legate. C'è chi dice che Cusitore meriti di essere espulso immediatamente, e che questa sia l'unica soluzione possibile. Mario Cusitore era stato al centro della scorsa edizione del Trono Over di Uomini e Donne, dove aveva corteggiato la dama Ida Platano. La loro storia, tuttavia, non aveva avuto un lieto fine. Cusitore, con il suo carattere forte e talvolta sfrontato, non era riuscito a conquistare il cuore della donna, ma aveva comunque fatto parlare di sé. Già allora il corteggiatore era stato fortemente contestato per i suoi modi di fare, ritenuti da molti irrispettosi e troppo invadenti. Nonostante questo, Mario è tornato nello show, ma questa volta sembra aver superato ogni limite. Nell'ultima puntata, Mario Cusitore è tornato al centro della scena con una dichiarazione che ha letteralmente fatto esplodere il pubblico, sia in studio che sui social. Durante un acceso confronto con Morena Farfante, un'altra partecipante del Trono Over, Mario ha deciso di rivelare dettagli intimi della loro relazione e secondo alcuni davvero senza alcun rispetto per la discrezione che Morena avrebbe preferito mantenere. Cusitore, infatti, ha dichiarato apertamente, "Abbiamo fatto sesso in auto fuori dalla discoteca". La reazione dello studio e del pubblico. Una confessione, questa, che ha gelato l'intero studio. Morena, visibilmente imbarazzata, ha subito cercato di difendersi, chiarendo che non avrebbe mai voluto che quel momento intimo venisse sbandierato pubblicamente. Tuttavia, le parole di Mario avevano già fatto il giro del web e dei social, dove la reazione del pubblico è stata immediata e violenta. Molti spettatori hanno criticato aspramente il cavaliere per la sua mancanza di rispetto, definendo la sua rivelazione come inaccettabile e indegna di uno show del calibro di Uomini e Donne. Anche in studio la situazione è rapidamente degenerata. Tina Cipollari, opinionista storica dello show, inizialmente sembrava incline a non condannare completamente Mario, ma presto ha cambiato idea. Dopo la confessione, Tina ha dichiarato senza mezzi termini, "Non mi sorprende più nulla da lui", evidenziando come Cusitore, con il suo atteggiamento, abbia ormai oltrepassato il limite della decenza. Anche Gianni Sperti, spesso critico nei confronti dei protagonisti maschili, non ha esitato a condannare il comportamento di Mario. Sul web, i commenti sono stati altrettanto duri. La situazione di Mario Cusitore sembra essere giunta a un punto critico. Se da un lato c'è chi continua a difenderlo, sottolineando che l'episodio intimo era consensuale e che non c'è stata violazione di alcuna norma esplicita, dall'altro è evidente che la mancanza di sensibilità e il modo in cui ha esposto il tutto non possono essere ignorati. Maria De Filippi, conduttrice pilastro del programma, si trova adesso davanti a una scelta difficile. La conduttrice è nota per la sua imparzialità e per la sua capacità di gestire le situazioni più spinose, ma questa volta potrebbe non essere sufficiente. Insomma, attualmente Mario Cusitore si trova nel mezzo di una bufera mediatica senza precedenti. Se e come riuscirà a uscirne, sarà tutto da vedere. Ma una cosa è certa, la sua immagine, agli occhi del pubblico, è ormai compromessa.